E adesso a Međugorje, punto di incontro di pellegrini di ogni parte del mondo per il fenomeno delle apparizioni mariane, sulle quali da 3 anni sta indagando una commissione pontificia. La veggente Miriana parla di Benedetto XVI e del nuovo Papa. Vediamo il servizio di Piero D'Amosso. Di persone in questi giorni sulla collina di Međugorje in Bosnia per i riti della Settimana Santa. Una grande folla da tutta Europa, molti dall'Italia, ha pregato e recitato il rosario completo con la veggente Miriana che da oltre 30 anni con altre 5 persone dice di vedere la Madonna e di ricevere messaggi per far conoscere a tutti l'amore di Dio. Questo è il momento dell'estasi. Tre anni fa Benedetto XVI nominò una commissione internazionale sul fenomeno delle apparizioni che sta ancora lavorando. E sentiamo che cosa ha detto Miriana delle dimissioni di Benedetto durante una testimonianza. È un grande uomo che ci ha dato una lezione a tutti, visto che lui ormai anziano, malato, non può dare tutto quello che deve dare per la sua Chiesa e lui si ritirava come un grande uomo. Miriana ha poi parlato del nuovo Papa Francesco. Ricordiamo che sono francescani i religiosi che guidano la parrocchia di Međugorje. Al nostro Papa Francesco, che subito è entrato in cuore di tutti, è un Papa che proprio noi abbiamo avuto bisogno adesso e dobbiamo tutti tanto pregare per lui, per aiutarlo con la nostra preghiera, perché strada di lui sarà molto dura, avrà tanto da fare e se noi non preghiamo per lui, chi lo aiuterà?